E tutti noi sappiamo che è importante quanto mangiamo e quel che mangiamo, tutti se ne accorgono, si sa dappertutto, si vede alla televisione, sui giornali e così via. E tutti sappiamo che è meglio avere una dieta che sia bilanciata tra grassi, proteine, carboidrati. Però forse quello che non si sa tanto è che è anche importante quando si mangia, e mangiare lo stesso tipo di cibo, che sia una pizza, un hamburger, non avrà lo stesso effetto se lo facciamo a mezzogiorno verso mezzanotte. Questo è sorprendente, ma ha a che fare con i cicli circadiani, che sono dei cicli metabolici, ma anche genomici nel nostro corpo e che vanno avanti in tutti gli organi del nostro corpo. Sono i cicli circadiani, significa cicli di circa un giorno, e sono cicli che dominano ogni forma di vita sul nostro pianeta. Ora, mangiare la pizza a mezzanotte, nonostante possa essere anche piacevole, con gli amici e tutto il resto, ha un effetto diverso che mangiarla a mezzogiorno, perché i cicli metabolici circadiani non sono pronti a ricevere quel tipo di nutrizione. Quindi possono creare delle reazioni di tipo quasi patologico, comunque delle reazioni tipo infiammatorie. Quindi è importante mangiare al momento giusto. E non solo quel che si mangia, ma anche il momento del mangiare, quindi il ciclo circadiano della nutrizione è fondamentale.